Come ti è sembrato il nuovo film di Batman? Ti è piaciuto? Wow, quel Batman è un figo! Vuoi diventare anche la sua terza moglie? Datemi i vostri soldi, voglio comprarmi un po' di crack! Ah, paura! Tappati quella c***o di bocca e dammi i soldi, devo drogarmi! Come prego? Non osare minacciare la mia famiglia! Lo prometto, io vi vendicherò! D'accordo, signor tossico, ecco i tuoi soldi. Ehi, senti, promettimi che li spenderai tutti quanti. Sì, sì, lo so, in cibo, vestiti, cose del genere. Non comprerò droga, lo giuro. No, veramente volevo dirti di spendere i soldi solo in droga. Oh, sì, posso farlo. Finalmente! Sono un orfano, proprio come Bruce Wayne. E non serviva altro che assumere un drogato per uccidere i miei genitori. Ah, già, il maggiordomo che ho ordinato. Me ne ero scordato. Spero sia figo. Ehi, sei in ritardo. Le mie scuse. Non riuscivo a trovare l'indirizzo che mi hai dato. C'era scritto Gotham City nell'email. Oh, sei uno straniero. Questo spiega tutto. Ho bisogno di qualcuno che si prenda cura di me 24 ore al giorno, che mi prepari i pasti, mi organizzi appuntamenti con delle supermodelle, mi pulisca la battuta, mi legga le favole della buonanotte e mi baci sulla fronte prima di addormentarmi. Puoi farlo? Suppongo di sì. È grandioso, Alfred. Il mio nome è George, amico mio. No, il tuo nome è Alfred. Ma dato che sei straniero, ti chiamerò Alfredo qualche volta. Un'ultima cosa prima di darti l'impiego. Ok. Ma che stai facendo? Ma che... Wow, voglio essere il primo a dire che stai proprio bene. Ok, ora togliti i pantaloni. Ma perché si sporca sempre di maionese? Ok, è ora di baciare il padrone sulla fronte. No, noi non possiamo. Non ancora. Io sono Batman. Batman! Cioè... Io sono Batman. Poison Ivy. È finita, Poison Ivy. Questa è l'ultima volta che le tue piante incasinano la testa delle persone. È la gente come te che mi fa odiare l'ambiente. Perché sei vestito in quel modo? Sei un fottuto drogato. Attenta come parli, Ivy. Non sono in vena di giocare. Chiaro? Che cos'è? Perché ho improvvisamente voglia di pollo fritto e anguria? Ehi, tesoro! Volevo dire... Sparisci dalla mia vista, Catwoman! Prendo un po' di palloncini per il mio lavoro di merda! Odio mia moglie, la mia vita fa schifo! Joker! Odio questo lavoro del cazzo. Allora sei davvero tu, Joker. È giunta la tua ora, Joker. Ti riporto al manicomio di Arkham. Ehi, ma che cazzo? Ma sei serio, amico? Ah, i miei occhi! Qual è il tuo problema? È una festa per bambini! Sono solo un clown per bambini! È un clown nella vita vera. Stando a mia madre. Uccidimi! Mi piacerebbe farlo, ma io non uccido, Joker. Avete capito, ragazzi? Uccidere è sbagliato, ma spezzare qualcuno fisicamente e mentalmente, quello è giusto. È stato un tale vestito da Batman! Questo tizio è fuori come un balcone. È il caso di dirlo di fronte a lui. Cosa potrebbe mai fare? Dare inizio ad un massacro? Nessuno mi crede! È stato il piccolo tenero pipistrello! Ci rivedremo, Joker! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito fatecelo sapere qui su... Numbers! Nello
dello scorso episodio della serie Biggest Fan. No. Sono lì tranquilli che guarda. No, noi non possiamo. Ma perché si sporca sempre di maionese? Ah, i miei occhi! Oh! Ah! Appena avrete preso quell'uomo lascio, torturatelo giusto un pochino e fatelo rotolare in un bidone di acido. Sei libero di andare, sparisci. Oh, ragazzo pipistrello, io ti troverò e quando lo farò sorrideremo entrambi. O forse dovrei solo tornare a casa, da mia moglie e i miei figli, mandando a quel paese questa vendetta. A che servirebbe? Non mi cambierebbe la vita, non cambierebbe quello che è successo e non potrei riavvolgere il tempo. Chi è questo tipo? Io ti amavo, non hai chiamato né ti sei fatto più vedere in tutto questo tempo. Sto con Germain ora, lui sì che mi tratta bene. Cosa? Sarò stato via per quanto? 6 ore? Come hai conosciuto Germain in così poco tempo? Non è un periodo così lungo, non ha alcun senso. 18 gradi, 19 gradi sulla Sardegna. Avresti dovuto chiamarci, avresti potuto fare almeno quello, come minimo. Che cazzo, papà, ci hai abbandonati. Germain non ci abbandonerebbe mai. Lui ci ama e ama la mamma, ci tratta bene. Sei morto, papà, sei morto per noi. No, figliolo, non dire così, sono tutte bugie. E tu che mi dici? Che mi dici, mio bellissimo figlio adottivo Mustafa? Tu ami il tuo papà, vero? Oh no, io ti odio. Io adoro Germain. Fa urlare la mamma di notte quando giocano insieme. Tu non hai più giocato con me in quel modo. Io ti amo, Germain. E amo anche quel Batman che ci ha fatti incontrare. Cosa? Quel tizio Batman ti ha fatto conoscere? Oh, che figlio di puttana. Wow! Finalmente ho rimosso tutta la maionese! Eh? Signorino? Ah! Ehi, Alfredo, sono tornato! Portami della lozione se non ti dispiace! Devo fare dei progetti! Eh? Questo cos'è? Ehi, ragazzo pipistrello! Alfredo è con me adesso! Hai preso l'unica cosa a cui tengo! E la pagherai cara! Alfredo sarà così spaventato! Davvero! Ma sembrava falso! Oh, amico! Ci stiamo divertendo, Forse non dovrei comportarmi così. Non te lo meriti. Che cosa avresti fatto? Pulito un po' di maionese dalle mutande di un preadolescente per tutto il giorno? E che importa se mia moglie mi ha lasciato per un GGC? Un grande grosso clown. Non è mica colpa tua. Ti lascio andare, amico. Ma voglio passare un'ultima notte insieme a te. Niente mi renderebbe più felice. La pagherai per aver sedotto il mio adorato schiavo europeo, Joker! Nessuno mi riconoscerà con questo travestimento. Ehi, ragazzi, ho appena dato il cambio a Jeremy. Ero convinto che si chiamasse Jerry. Sai, si fa chiamare così. Volete qualcos'altro? Oltre a questi prelibatissimi pollo fritto e anguria che state gustando? Potrei avere dell'altra maionese, per favore, per la mia anguria. Oh, che diavolo fai? Brucia! Brucia! Oh, mi dispiace davvero tanto, signore. Sono rammaricato, non avevo intenzione di rovesciare tutto il caffè bollente sulle sue gambe. E probabilmente sui suoi genitali. Potrei farle una... Lasci fare a me, ok? Quindi...
che state combinando voi due? Ricordo ancora quando eravamo noi due a farlo, Margaret. Passavamo così le giornate. Come vi sentite adesso, eh? Meglio? Sì, vi sentite meglio, so che è così. Oh, ma lei è un clown! Ho incontrato un grandissimo clown di nome Germain l'altro giorno, con la sua bellissima famiglia, e c'era anche un figlio adottivo asiatico con un nome musulmano. Erano felici, erano davvero felici. Wow, che coincidenza! Quella è proprio la famiglia di cui stavo parlando. Ehi, lasciate che vi presenti, venite qui. Perché sta ridendo in quel modo? Oh no! Ma quello è Joker! Aspetta, io sapevo che fosse Joker! È per questo che io... Chi se ne frega, non questa volta, Joker! Cioè, voglio dire... Non questa volta, Joker! Cosa pensi di fare per fermarmi, Batman? Sederti sulla mia testa? Non puoi andartene in giro a rubare il mio schiavo e amante e fargli mangiare tutta quella maionese senza di me! Gliela do io, la maionese! Sono io a dargliela! Che cosa triste! Ecco, lascia che mi faccia perdonare! Oh, oddio, un regalo! Ah, lo devo ammettere, sai come adulare un uomo. Mi sono praticamente dimenticato di tutto quello che hai combinato. Ti darei la mia maionese, se capisci che intendo. Ok, ora apro la scatola. Un secondo. Ah, il mio occhio! Un guantone a molla in una scatola, ma che cazzo! Sai, è divertente, dove l'hai presa? L'ho presa dalla vagina di tua madre! Romperò ogni singolo osso del tuo corpo sexy! Voglio vedere se ci riesci, grassone! Che diavolo è? Ancora quella roba verde! È ora di pareggiare i conti, bad ragazzino! Non ti ho mai fatto niente, perché mi fai questo? Oh, non temere, Batman. Sono un medico. Non farlo. Non farlo. Coraggio, Joker. Prova ad uccidermi. Ma sappi questo. Quella non era maionese. Credevo che mi amassi. Perché l'hai fatto se mi ami? Io ti amo davvero. Stare. Questo posto è un disastro. Non mi piace il modo in cui mi guardi. Prendete il clown. Ha fatto tutto lui. Quale clown? Eh? Oh, ti prego, non dimmi che devo arrestare un fratello. Oh, no, non è quello lì. Oh, si è ringraziato il cielo. Alfredo, posso chiederti una cosa? Era tutta una messa in scena per colpire Joker, vero? Non eri davvero innamorato di lui, giusto? Ma certo, mi sono infiltrato per bene per lei, signorino. Non mi infiltrerei per nessun altro se non lei, mio dolce ragazzo. Sapevo di potermi fidare di te. Adoro anche il modo in cui parli. Sei divertente. Sogni d'oro, padrone. E certo che sono divertente. Sono molto divertente. Proprio divertente. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito